di nuovo grande manifestazione da Agrigento, organizzata dagli studenti. Questa volta la manifestazione era contro la finanziaria e contro la riforma della scuola, che non piace proprio agli studenti, non piace proprio, quindi manifestiamo tutti insieme, noi ce l'avamo. Grande affluenza di pubblico quindi alla manifestazione, c'erano anche studenti della provincia, come vedete stanno arrivando molti autobus e quindi c'è tanta voglia di manifestare nei giovani a cui non piace questa riforma, questa finanziaria, non gli piace proprio. Alla manifestazione naturalmente c'erano anche i rappresentanti degli studenti che facendosi portavoce fanno le richieste allo Stato e non vogliono questi tagli alla scuola che prevede la finanziaria. E come ad ogni manifestazione che si rispetti non manca l'ospite d'onore. Noi avevamo uno dei simboli più importanti di Agrigento, una delle personalità più conosciute, Fofò Pertuso. Certo non poteva mancare il nostro grande e mitico Pisacane, lo abbiamo trovato in mezzo alla folla che manifestava. Questa legge non va, è meritato. Durante la manifestazione i giovani bloccano la zona più centrale di Agrigento, piazza Stazione, sedendosi a terra e bloccando interamente il traffico. Notevole a quella che è l'economia siciliana, ma nello stesso modo lo stanno facendo non capando. E poi è una settimana che facciamo manifestazione, è una settimana che invitiamo il ministro Fioroni a ripensare su quella che è la manifestazione, quindi quella che è la riforma degli esami di Stato. Ma l'unica risposta che ci viene data, voi manifestavate contro la Morazzi, è stata manifestata contro di noi. Evidentemente non c'è la consapevolezza su quella che è la riforma Morazzi e su quella che è la riforma Fioroni. Perché la riforma Morazzi comprendeva tutto il cambiamento dell'organizzazione scolastica. La riforma Fioroni riguarda solo gli esami di Stato. Sono due cose che non si possono né mettere in considerazione una con l'altra, ma tantomeno ci sono difficoltà di manifestazione.